Dall'inserimento del testo passiamo all'argomento successivo, che è quello dell'inserimento delle immagini. Sul sito www.albertofortunato.com potrete trovare la medesima tecnica di inserimento di immagini che però si è avvalsa dell'utilizzo delle tabelle. In questo caso noi costruiamo dei div, quindi costruiamo degli oggetti di cui sappiamo modificare la proprietà se vediamo le lezioni precedenti, e all'interno di questi oggetti, di questi rettangoli che io sto costruendo e posizionando lungo la barra destra, la barra laterale destra, inseriremo delle immagini. Ovviamente, le immagini, diciamo, devono essere già, pronte da qualche parte, insomma, io le ho, inserite all'interno della cartella in modo da tenerle, pronte per poterle inserire. Questa cartella è sul desktop. Questa cartella la porto ovviamente all'interno della cartella in cui è presente il sito web perché i file appartenenti ad un determinato sito web devono avere la stessa residenza, cioè devono essere presenti all'interno di un'aggregazione di file che sì. Si lega in maniera funzionale. Ecco, quindi ho inserito la prima immagine ed è molto semplice inserire un'immagine. Avete visto la tecnica, è abbastanza, diciamo, semplice. Ho fatto semplicemente inserisci immagine. Adesso a questa immagine io la seleziono e a questa immagine do. Vedete in basso nella barra delle proprietà, mantenendo le proporzioni, quindi vedete questo lucchetto indica che modificando l'altezza mi si modifica mantenendo le proporzioni anche la lunghezza dell'immagine. Inserisco un'altra immagine ancora, sempre con la medesima tecnica, cioè sono posizionato all'interno del div, cioè del rettangolo, e faccio inserisci immagine. A questa immagine applico la stessa dimensione della precedente mantenendo le proporzioni. Inserisco immagine ancora, vado a pescare nella cartella e inserisco la terza immagine. Ovviamente anche a questa devo dare la stessa grandezza delle due immagini precedenti e analogamente procedo con la quarta immagine. Non c'è niente di straordinario, l'inserimento delle immagini segue sempre la stessa tecnica. L'importante è comprendere che queste immagini, alla stessa stregua, diciamo, del testo, possono essere spostate grazie allo spostamento, al trascinamento oppure a una diversa collocazione del div. C'è del rettangolo, il quadrato, la figura che le contiene. In questo momento io più o meno le ho allineate ad occhio e le ho dimensionate anche ad occhio, ma è ovvio che poi grazie alla barra delle proprietà queste immagini possono essere posizionate, dimensionate in maniera, diciamo, più scientifica grazie all'attribuzione dei numeri in pixel e quindi pixel che modificano sia la grandezza dell'immagine, e cioè la larghezza e l'altezza, ma anche il loro posizionamento in base diciamo, ai margini, quindi alla distanza che intercorre tra gli inizi della pagina, il margine superiore e il margine sinistro. Vediamo adesso nel Firefox che cosa vediamo. Cominciamo a vedere già una pagina di un sito web che ha delle immagini del testo dei titoli. Quindi a questo punto stiamo vedendo bene come sfruttare, diciamo, la tecnica dei div. Vedete, le immagini sono presenti all'interno della cartella. All'interno della cartella c'è un file che
diciamo io, questo è il file che avevo precedentemente creato, questi file li posso aprire sia dal Dreamweaver che dalla cartella direttamente. E quindi li posso vedere ovviamente all'interno del browser, che nel mio caso è Fireworks, ma chiedo scusa, Firefox, ma potrebbe essere benissimo l'Explorer. Adesso diciamo passeremo a dei successivi argomenti. Vedremo che questo web ha uno sfondo, vedete lo sfondo bianco della pagina e poi ci sono dei colori. Andremo ad applicare tecniche che modificheranno la pagina e le pagine del web di cui il web è costituito.